Performando, rappresento oggi questo gruppo che si è creato per dar vita a questi seminari insieme a M Delta. Abbiamo tante cose in comune, tra cui quelle di aver conosciuto Dallara tanti anni fa, perché parliamo del 2005-2006, in un periodo molto diverso rispetto a questo, anche per quanto riguardava la storia di Dallara. È un caso molto particolare che ci ha visto lavorare in un progetto straordinario. Che poi ha visto Andrea Pontremoli prendere le redini dell'azienda ed è oggi amministratore delegato. Dallara Automobili è un'azienda straordinaria, la sentirete adesso attraverso la descrizione che ne farà Andrea Pontremoli, che racconterà anche una storia molto importante per quanto riguarda la scelta dei cambiamenti e il coraggio di attuare dei cambiamenti, che è una delle argomentazioni che credo oggi ci riguardino più da vicino. Una cosa interessante è che stavo valutando è che con Andrea ci siamo visti, scusate, io lo chiamo Andrea perché ci conosciamo da tanto tempo, quindi non è per mancanza di rispetto, anzi, ci siamo visti l'ultima volta il 24 di febbraio, che era il primo giorno del confinamento che stava cominciando, che non si capiva bene che cosa si potesse fare o meno, e parlavamo di quelle che sarebbero state le prospettive, di cui magari adesso avremo modo di parlare. Nel frattempo, poi Andrea è diventato virale sul web, mi ha detto forse è meglio non usare la parola virale perché non è quella più appropriata in questo momento. Allora, tanto per entrare nel discorso, io quello che volevo dire come apertura, sulla quale lascio la parola ad Andrea, è una cosa che mi aveva colpito molto nella storia di Dallara, in quello che Andrea Pontremoli ha portato come cambiamento nell'azienda, ma anche un po' in tutto il modo di concepire l'azienda. Nel 2008, come ben sappiamo tutti, c'è stata una grande crisi finanziaria. Ho avuto modo di parlare anche con Andrea Pontremoli all'epoca di questa grande crisi che partiva nel 2008, avrebbe avuto conseguenze per diverso tempo, e gli ho chiesto a suo tempo che cosa ne pensasse. E lui mi ha detto, ma non ritengo che sia una crisi, ritengo che sia una grande discontinuità. E quindi questa è la parola che è sempre stata utilizzata all'interno dell'azienda. Cioè, Dallara ha sempre sentito parlare di discontinuità. E il caso molto interessante è stato che dal 2008, che è stato l'anno della crisi, Dallara ha cominciato a crescere con il numero di dipendenti fino ad arrivare a 850-900 persone, se non sbaglio, Andrea, giusto? No, siamo 650 adesso. Ecco. La domanda che volevo fare ad Andrea, siccome ha portato bene all'azienda per quanto riguarda la scelta di quella parola, cioè la discontinuità, nel senso che l'azienda con questa parola ha cominciato a crescere. Volevo chiedere come identifica questa fase, cioè che nome gli darebbe e che tipo di gestione possiamo fare di questa fase. Per poi lasciargli la parola, perché come vedrete ci saranno argomenti che si sovrappongono e si accavallano in maniera molto interessante. Sì, innanzitutto buongiorno e grazie anche della chiacchierata, perché queste chiacchierate qua poi attraverso le domande uno viene costretto anche a razionalizzare quei magari dei pensieri che sono un po' così confusi nella mente. In effetti la parola discontinuità è quella che noi abbiamo usato nel 2008, appunto quando c'era stata questa crisi finanziaria, e adesso secondo me siamo ancora nella stessa situazione, anche se secondo me questa discontinuità creerà un nuovo mondo, un nuovo modo di pensare, un nuovo disegno di società, perché è veramente molto profondo rispetto a quello che c'era nel 2008. Il 2008 era una crisi finanziaria e quindi non c'era un problema di diciamo, messa in discussione del disegno della società. Qui sono esplosi dei disegni che c'erano di società che probabilmente non sono sostenibili, e questa occasione ce le ha rese evidenti a tutti di colpo. Come ci ha reso evidente anche, a differenza di quella volta, il discorso che qui non è che abbiamo un discorso di mancanza di soldi, quindi solo finanziario, ma qui non c'è la produzione perché questo piccolo virus ci ha impedito di produrre, e quindi non hai che l'esempio classico è il discorso del petrolio. Se voi vedete oggi il petrolio è arrivato, leggevo ieri che 12 barili di petrolio costano come circa 10 rotoli di carta igienica, e noi siamo vissuti in un mondo dove era tutto basato sul soldo,
Quindi bastava diminuire il prezzo, quindi tu vendevi. Adesso il petrolio hanno abbassato i prezzi a cifre pazzesche, ma siccome non girano aerei, non girano auto, il petrolio non è che ne vendi di più perché hai abbassato il prezzo. Quindi è cambiato veramente in maniera molto più profonda rispetto a quel momento là. E quindi c'è bisogno di un ridisegno non solo della struttura, del business model dell'azienda, ma qui c'è un ridisegno del nostro modello di società che è importante. Ma volevo chiederti perché noi siamo stati così impreparati a questa situazione che per certi versi faceva parte degli scenari prevedibili. Quando ci siamo visti il famoso 24, tu mi hai detto, ma le grosse multinazionali hanno dei piani per gestire queste situazioni. Quindi che cosa è successo e perché ci siamo fatti trovare così impreparati? Innanzitutto, secondo me, la impreparazione era data da un impossibile pianificazione di questo fenomeno, nel senso che nessuno aveva mai pensato che tutto succedesse insieme in tutto il mondo, perché nel giro di 5 mesi si è sconvolto tutto il mondo. E quindi il sistema che c'era prima aveva delle compensazioni, cioè c'era un problema in un paese, comunque gli altri tiravano, bene o male riuscivi a compensare. E questo cosa ha portato? Ha portato al pensiero che oggi nessuno ce la può fare da solo, ma nessuno nel mondo. Cioè non è che i grandi Stati Uniti possono pensare che da soli riescono a saltare fuori da questo casotto. Come non lo può pensare la Cina, come non lo può pensare l'Europa. E questa forzatura ci ha trovato impreparati perché noi eravamo abituati, anzi, ci stavamo preparando a tirare su dei confini invece che togliere dei confini. E quindi se tu ti stai preparando a chiudere e avevi usato questi sistemi di compensazione, che in particolare gli Stati Uniti hanno usato molto forti, no? Quel discorso dei dazi, dell'immigrazione, quindi hanno tirato su muri o finanziari o fisici, che di colpo dici tutti quelli che hanno tirato su muri, purtroppo era come le case di riposo con i casotti che abbiamo visto che sono successi, cioè ti sei chiuso dentro oppure la nave dove c'erano stati i problemi del Covid, no? Quindi questo sistema qui di colpo ha messo in crisi tutti i leader del mondo, perché no, non erano preparati a gestire insieme una situazione che avveniva nello stesso momento. E questa, secondo me, è l'impreparazione più grande. E quindi nessuno sa bene cosa fare. E poi vorrei dare un altro punto che ti tira fuori da questa cosa è la politica, perché hai bisogno di leader politici che a questo punto trovino degli accordi a più alto livello. E i politici non sono preparati a prendersi responsabilità. Perché abbiamo disegnato un sistema super burocratico che in realtà la burocrazia è un modello per togliere responsabilità. Quindi vi faccio un esempio banale. Io quando ero piccolo andavo in giro per le mie montagne qua della Valceno e tu trovavi un rubinetto con l'acqua e c'era scritto acqua non potabile. Adesso vai in giro, trovi lo stesso rubinetto, c'è scritto acqua non sottoposta a verifiche. Quindi in realtà la politica, l'istituzione, lo Stato si è deresponsabilizzato sul fatto che, ma lo stesso avveniva per i medici, cioè i medici terrorizzati dal fare un'operazione perché poi mi fa causa Pippo Caio Sempronio. A questo punto anche loro hanno sempre, e questa deresponsabilizzazione ha tolto veramente il collante. E gli unici che sono rimasti con una responsabilità, per assurdo, è la mia categoria, quella degli imprenditori, che si sentono responsabili delle persone che lavorano nell'azienda, che si sentono responsabili del futuro dell'azienda, perché quella responsabilità non gliela toglie nessuno. Non è che ti fai l'autocertificazione e dire guarda c'è il Covid e quindi l'azienda fallisce. A chi lo dici? Allo specchio. Quindi secondo me c'è proprio l'impreparazione proprio sulla capacità di prendersi la responsabilità in questi momenti. Ma
Effettivamente oggi l'imprenditore o il manager che ha primi livelli di responsabilità fa delle scelte importanti. Tu hai parlato della Valceno ed è una cosa che secondo me vale la pena ricordare per quanto riguarda ciò che avete fatto prima che fosse necessario in maniera assolutamente controintuitiva e controtendenza, cioè quella di lavorare sul territorio. Io credo che noi siamo abituati a distinguere le categorie, o siamo stati abituati fino ad oggi, cioè quando si parla di territorio, va bene, ci sono delle persone che sono esperte di questo argomento e se ne devono occupare. Poi se si parla di impresa, parliamo di altre cose. Oggi abbiamo avuto l'evidenza del fatto che non possiamo mantenere separati questi due ambiti. E una distinzione che a te piace sempre, che è quella tra essere pronti e essere preparati, porta a dire che avete lavorato molto per creare delle condizioni che avessero a che fare non solo con Valceno, ma anche con il territorio. Quindi vorrei che ci raccontassi un po' questo, perché credo che sia una delle linee guida strategiche per il futuro, un po' per tutte le realtà, che siano aziende, che siano entità locali, che siano organismi che rappresentino qualsiasi cosa, enti culturali, qualsiasi organizzazione ha assolutamente bisogno di una rete e di un territorio oggi. Certo, io diciamo che ho una frase che ho sempre utilizzato da quando sono arrivato in Dallara, nessuna impresa può pensare di essere competitiva se non è competitivo il territorio nel quale si trova. E questo ti porta a una considerazione, non puoi pensare tu come impresa che sei super efficiente, e poi ti trovi in un territorio che è un deserto. Io potrò fare le macchine migliori del mondo, ma se poi non ho i sistemi di logistica, non ho le competenze che mi servono da portare in azienda, io muoio. E quindi questo concetto di lavorare sul territorio è per noi è estremamente importante perché c'è tutto il discorso della filiera collegato, no? L'Emilia-Romagna è veramente un sistema di filiere incredibili. Fammi dire, è messo in crisi anche da questo discorso di oggi. Voi provate a vedere cosa hanno fatto. Hanno bloccato il codice Ateco, che è una classificazione. E quindi dice, il codice Ateco, per esempio, della manifattura, delle acciaierie, sono bloccati, lavora solo farmaceutica alimentari. Ecco, c'è stato un consumo delle bombole, per esempio, di ossigeno di 10-20 volte negli ospedali. Sì, però la bombola d'ossigeno è fatta d'acciaio e poi lo devi calandrare e poi lo devi saldare e poi ci devi mettere le valvole. Ecco, se tu hai bloccato tutta la filiera a monte, scusate, tu le bombole d'ossigeno non le produci. Allora, queste classificazioni che servono per la statistica non sono classificazioni che definiscono il mondo reale. E quindi quando noi parliamo di un territorio, tu devi vederlo a tutto tondo. E se tu vuoi pensare di avere un'azienda che ci sia ancora fra 50 anni, dovrai pensare al tuo territorio prima che all'azienda, perché è lì che tu creerai le competenze del futuro. Fammi dire, mi commuove il fatto che tu vai alla Dallara Academy al sabato mattina e trovi l'ingegner Dallara che ha 84 anni, che fa lezione ai ragazzi dell'asilo. Dai 4 ai 6 anni. Questi qui saranno forse in azienda fra 15 anni, 20 anni. Ed è chiaro che non lo fa per sé. Lo fa per dare un futuro alla propria azienda. Ed è la cosa che io ho scoperto facendo l'imprenditore, perché al di là di diventare amministratore delegato, sono diventato socio dentro l'azienda, che è stata la grande opportunità che mi ha dato Giampaolo Dallara, che è un personaggio veramente straordinario. E allora a questo punto ho potuto realizzare quello che in IBM mi veniva un po' più difficile, dove ero un manager di altissimo livello, però ero sempre un manager, cioè gestivo le direzioni che ti dava il consiglio di amministrazione che stava negli Stati Uniti. Invece qua il consiglio di amministrazione siamo io e Giampaolo. E a questo punto siamo noi che decidiamo come vogliamo posizionare la nostra azienda. Abbiamo capito questo discorso e questo ci ha permesso di preparare il nostro territorio su alcuni elementi che adesso si stanno rivelando importantissimi, tipo le reti. Noi nel 2001 abbiamo messo, ero ancora in IBM, ma già il mio territorio ci pensavo, nel 2001
abbiamo messo queste reti a 100 megabit ad alta velocità per portare la banda larga sul mio paesino di Barbi, e quindi Varano, dove c'è la Dallara. Siamo seduti su una rete in fibra ottica, quindi si è creato questo sistema che ha permesso, per esempio, di poter far studiare le mie figlie, 5 figlie, hanno fatto tutto il liceo scientifico e tutte e 5 hanno fatto i primi 2 anni in maniera remota dal paesino. E adesso che devo fare le lezioni in maniera remota non è che cambi tanto, perché le infrastrutture ci sono già, c'erano già anche tutti i metodi di insegnamento, c'erano anche i professori preparati a gestire l'insegnamento a distanza, perché avevano sempre una classe reale e una classe virtuale. Quindi si erano preparati su come fare le interrogazioni, su come fare gli esami, su come gestire queste cose. Ecco, questo discorso di prepararsi a un qualcosa che non sai bene come è fatto, no? Tu dicevi questo discorso tra pronto e preparato, a cui io tengo molto. Noi abbiamo una società che è sempre disegnata sul pronto, cioè io devo essere pronto a fare qualcosa. Pronto implica 2 elementi che devi sapere. Uno è il quando e l'altro è il che cosa. Ma se tu non sai né il quando né il che cosa, non è che dici, beh, siccome non lo so, facciamo un esempio, io sono pronto per andare a cena, so che vado a cena alle 8 di questa sera. E quindi sono pronto alle 8 stasera per andare a cena. Ma essere preparato vuol dire che tu hai preparato tutte le tessere di un puzzle non sapendo bene qual è la fotografia. E quindi non devi fare le tessere di un puzzle che si incastrano perfettamente, ma devi fare le tessere di un mosaico, dove chi costruisce il mosaico ha tutte le sue tesserine con i colori diversi, però decide la fotografia in base al momento. E il territorio è quel disegno. E quindi tutto quello che abbiamo fatto, per esempio, sulla disoccupazione del nostro territorio, vorrei citare 2 articoli di giornale che sono usciti un po' di tempo fa, uno nel 2004 del Corriere della Sera, che diceva Bardi, paese più cablato d'Italia, dove raccontava questa cosa, dove io dicevo una frase che adesso è più che mai vera, no? Dicevo, io adesso, ed ero in IBM, lavoro dove non mi piace e viaggio per lavoro. Sogno un giorno dove attraverso la tecnologia potrò vivere dove mi piace e viaggiare per piacere. Ecco, oggi siamo esattamente lì. Io sto adesso vivendo dove mi piace, sono nella mia casa, vabbè, mi impediscono di muovermi, però sono nella mia casa, c'è un bel giardino, c'è la vista del castello di Bardi, comunque con le reti riesco a lavorare comunque e un giorno spero di poter viaggiare ancora per piacere. Però questa cosa qui era estremamente vera, estremamente vera adesso. Allora non lo era così, no? Perché eravamo tutti presi da questa super efficienza. L'altro articolo che è uscito forse 2 o 3 anni fa sulla Repubblica, che invece dice la Valceno è il paese senza disoccupati. E cosa avevamo fatto di magico? Ma praticamente avevamo costruito un sistema dove abbiamo iniziato con 20 disoccupati della Valceno, quindi di alta montagna, bastava che avessero un diploma, liceo, geometra, ragioniere, e gli facevamo dei corsi di formazione sul CAD. Abbiamo selezionato 20 persone, magicamente finito il corso, tutti e 20 lavoravano, ma non in Dallara, lavoravano in aziende del territorio. E quindi fai la domanda, dici, ma insomma, le persone sono le stesse, il territorio è lo stesso, l'unica cosa che ho cambiato è la formazione di quelle persone. E da lì siamo partiti a questo discorso di formazione del territorio. Quando poi è venuta la preside dell'Istituto Tecnico di Fornovo, che è attaccato a 5 chilometri, che dice, noi fra 2 anni dovremo chiudere l'Istituto Tecnico, perché non abbiamo più studenti a sufficienza. Perché tutti gli studenti vogliono andare all'Istituto Tecnico di Parma. E gli dico, ma perché c'è questo fenomeno? E dice, il problema sono gli studenti, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di studiare, vogliono andare fuori dal controllo dei genitori, andare a fare le vasche a Parma. E ha detto, vedi, se pensi che il problema siano gli studenti, non c'è soluzione. Proviamo a pensare che il problema siamo noi, ma non solo tu come scuola, ma noi come sistema territoriale.
E quindi ci siamo tassati noi come imprese, abbiamo cominciato a fare le imprese aperte, abbiamo cominciato a mandare come docenti i nostri ingegneri alla scuola, e adesso dal meno 30% anno su anno di studenti siamo al più 300%. E adesso ci abbiamo il problema delle aule. E mi ricordo che ho detto una frase alla preside quando abbiamo iniziato il programma, gli ho detto, vedi, noi avremo successo non quando i ragazzi di Fornovo e della Valceno andranno a studiare il suo tecnico, ma quando ci saranno i ragazzi di Parma che vengono a studiare a Fornovo. E quest'anno è successo sta cosa. Quindi vuol dire che tu devi perseguire anche un altro concetto che è quello di eccellenza. Ma l'eccellenza la devi fare a livello mondiale, non puoi più pensare di farlo a livello di Parma. Devi fare un discorso che se la tua azienda è competitiva, deve essere a livello mondo. E questo ti aiuta a farlo se lo pensi con un sistema territoriale, perché a questo punto io non devo avere tutte io le competenze, non devo costruirle tutte io. Ma noi useremo chi, non so, chi mi fa i tubi di scarico delle macchine da corsa, è un'azienda che sta a Maranello, che li fa anche per la Ferrari. E allora lì c'è quel tipo di competenza, ma la devi preservare, in particolare in questi momenti di crisi. E quindi c'è questa filiera che ti dà la resilienza e ti permette di posizionare in maniera diversa le tessere del mosaico per fare una fotografia diversa, perché dovremo costruire una fotografia diversa in futuro. E il territorio sarà la grande risorsa che hai sotto mano. Io volevo farti una domanda, cioè ne ho almeno due che hanno a che fare con questa visione, cioè una diversa visione strategica del modo di fare business. Tra l'altro ricordo che se avete domande da fare le potete fare nella sezione Q&A che trovate sotto con le due immaginine, o anche nella chat, comunque io cercherò poi di portare ad Andrea Pontremoli le domande che fate. Le domande che volevo farti, la prima è, abbiamo discusso l'ultima volta della differenza tra bene comune e bene collettivo, e credo che questa sia una cosa che si lega moltissimo a quello che stai dicendo. Se ci puoi dare un'indicazione di questo, perché credo che possa essere utile anche per tutto il lavoro che si fa molto spesso per i famosi team building, il lavoro di senso di appartenenza, eccetera. C'è una grossa differenza tra pensare a una e pensare all'altra. Sì, in effetti se tu pensi con quel discorso che ho fatto all'inizio, cioè che tu per essere competitivo devi rendere competitivo il territorio, ti metti in una logica di servizio al territorio e quindi tu usufruisci di un beneficio che viene dalla collettività, non viene da una cosa che tu metti in comune agli altri, cioè io ho fatto qualcosa quindi la do a tutti. No, io faccio in modo che ci sia un disegno collettivo da cui noi traiamo poi dei benefici. E questo ragionamento qui è un po' complesso da fare, perché ha delle implicazioni che vanno ben al di là di quello che è l'azienda. Noi abbiamo una bellissima esperienza su Parma che si chiama Parma Io Ci Sto, che è quattro imprenditori, proprio quattro amici al bar, che sono Guido Barilla, Alessandro Chiesi, il sottoscritto, e allora era Paolo Andrei, che era presidente della Fondazione Cari Parma, adesso è rettore dell'Università di Parma. A questo si sono aggiunte altre aziende, proprio nel pensiero di come noi imprenditori possiamo contribuire a un disegno diverso della nostra collettività. E questo discorso ha un'implicazione anche sociale, e ti vai a scontrare anche a volte con l'istituzione, perché è chiaro che, adesso faccio un esempio per tutti, la sicurezza fisica delle persone, e non è una cosa che la può fare l'azienda. Cosa faccio? Mettiamo i poliziotti, ogni azienda si assume 20 poliziotti? Questa deve essere una cosa che fa l'istituzione. Però se non hai la sicurezza fisica, difficilmente tu riesci a portare i talenti nella tua azienda, perché se vai nel Bronx, probabilmente non è che potrai portare i più bravi ingegneri del mondo, no? Con tutto il rispetto del Bronx. E quindi devi cercare di costruire un sistema collettivo da cui poi noi traiamo il vantaggio competitivo. E se tu non ti metti in gioco per primo, mettendo in gioco la cosa più preziosa che ciascuno di noi ha, che è il tempo, e la seconda cosa che abbiamo messo a disposizione, quindi noi come imprenditori, era il tempo, è stato il tempo da una parte, e dall'altra è stata la faccia, la reputazione.
Cioè, io a fare questa faccetta qua ci ho messo 60 anni, con tutti più e meno, però non mi va di buttarla via facendo una cosa su cui non credo. Specialmente più diventi anziano e meno c'hai voglia di buttare via quello che hai costruito, no? E quindi mettendoci noi la faccia, tutti hanno pensato a un secondo fine. Hanno detto, beh, uno di questi quattro vorrà fare il sindaco di Parma. Perché sta facendo tutta sta roba qua? Che la sua azienda non c'ha nessun vantaggio. Anzi, noi abbiamo speso soldi, perché abbiamo speso moltissimi soldi. Abbiamo fatto l'università, il campus, per esempio, sull'agroalimentare, dove le imprese, noi, ci abbiamo messo qualcosa come 6 milioni. E che cosa hai fatto lì? Hai lavorato sulle peculiarità del tuo territorio. Cioè, noi qui cosa abbiamo? La Food Valley, la Motor Valley, e quindi abbiamo fatto la Food Valley, dice, bene, io devo fare l'università che a livello mondo diventi la migliore del mondo per portare la competenza sul food. E quindi abbiamo convinto anche l'università a piegare tutti i dipartimenti ad avere una specializzazione che sia relativa al food. Quindi abbiamo preso giurisprudenza e hanno fatto la specializzazione in sofisticazione alimentare. Abbiamo preso medicina e hanno fatto la specializzazione in alimentazione umana. Abbiamo preso ingegneria e hanno fatto la specializzazione per macchine per fare il packaging alimentare. Cioè, hai costruito una filiera di costruzione di competenze che è in funzione della collettività, non è che l'ho fatto io azienda e quindi lo metto a disposizione. No, io ho aiutato la collettività a costruire qualcosa di cui io beneficerò. E questo discorso poi è successo anche con la Food Valley alla Motor Valley, con Muner, che invece l'abbiamo fatto un po' più grande, l'abbiamo fatto a livello regionale, dove abbiamo preso Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Toro Rosso, Haas, Pagani, HPE, Magneti Marelli e Dallara, e insieme abbiamo disegnato 6 lauree magistrali che non esistevano. Funzione di quello che a noi servirà nel futuro. Ma a sto punto io lo vado a presentare a Stanford, sta roba, a New York, a Bruxelles e ai paesi arabi, perché qui deve diventare il centro dove si studia l'automobile del futuro. E dove la studia? All'università. Ma se l'avesse fatta la singola azienda, non avrebbe avuto la forza di dire siamo noi 10 che andiamo nel mondo a portare sta roba. E capisci che è una forza grandissima che ti permette di trascinare verso l'alto e per costruire quelle famose tessere che non so ancora bene come andranno collocate, però ce li ho. Sì, per me questo è un discorso importantissimo e che ha a che fare proprio con la costruzione del futuro e il ruolo che possono avere le aziende in questo ambito. Ci sono delle domande che tra l'altro stanno arrivando che tra poco ti faccio. Volevo però anticiparne una, che è quella legata al come valutare l'elemento dell'efficienza in tutto questo, perché tu hai detto che ci sono stati degli investimenti importanti anche dal punto di vista economico, ovviamente tutto questo è commisurato alle dimensioni delle aziende, però in quello che stai dicendo sostanzialmente il termine dell'efficienza viene messo in un piano diverso, non voglio dire in secondo piano, ma in un piano diverso rispetto a quello tradizionale, perché quasi tutti quando si parla di cose di questo genere dicono va bene, ma che cosa serve questo? Cioè che cosa mi porta? Perché l'ingegnere Dallara va a fare lezione ai bambini piccoli? Perché dobbiamo investire sul... Cosa ci guadagna? Esatto. Qual è il ritorno che hai? C'è qualche cosa dietro? Allora, questa è una cosa che senz'altro deve essere affrontato. C'è questo concetto dell'efficienza che noi abbiamo in testa, che ha tutta una serie di vantaggi e li ha avuti. Forse oggi ne ha meno di un tempo o devono essere bilanciati in maniera diversa. Ah, guarda, adesso io ti faccio un discorso un po' filosofico, però poi arrivo al punto. Cioè, l'efficienza cosa vuol dire? Vuol dire fare più cose in meno tempo, no? E ormai siamo finiti in un mondo dove tutta sta roba qui era, noi tutti avevamo pochissimo tempo, no? La frase più comune era, sì, ma non ho tempo. E avevamo come spazio il mondo, quindi noi eravamo in giro per il mondo. Quindi pochissimo tempo con spazio il mondo. Quindi poco tempo, grande spazio. Adesso ci hanno capovolto il giro.
Io ho tantissimo tempo e pochissimo spazio, sono confinato in casa, però ho tantissimo tempo. A questo punto cosa succede? C'è il passaggio dal pensiero razionale, che è quello efficientista, fare molte più cose in meno tempo, al pensiero critico. Perché faccio le cose? Ma perché io correvo così tanto? Ma mettetela quando ero a Milano che lavoravo all'IBM, no? Me lo facevo spesso questa domanda, dico, ma perché tutti allo stesso orario, andiamo tutti nello stesso posto usando la stessa tangenziale, stando fermi per un'ora lì. E adesso di colpo scopriamo, ma era così necessario che fossimo tutti nello stesso posto allo stesso orario, perdendo un'ora di tempo in tangenziale? Capisci che avendo così tanto tempo, siamo andati al perché. E il perché ha bisogno di tempo e anche abuso di tempo. Perché ragioni su questi aspetti qui. E quindi l'efficienza di cui si parlava prima, dove noi non avevamo tempo, se tu poi ti mettevi in fila le cose e vedevi le cose che avevi deciso tu e le cose che avevano deciso gli altri della tua vita, ti accorgevi che quello che decidevi tu era il 3% del tuo 100%. Tutto il resto lo decideva qualcun altro e vabbè, ci devo andare, lì gliel'avevo detto e qui non posso non andare. Adesso di colpo dice, sai cosa c'è? Quella roba lì non c'è più. Decidi tu cosa è importante. Cioè, adesso decidiamo noi, no? Con chi mi collego, con chi non mi collego. Decido io cosa guardare di webinar piuttosto che altre cose. Anche la televisione, siccome è tutta inondata da coronavirus, io mi sto accorgendo che la sto guardando molto meno, cioè, mi sta informato, ma quando ho avuto la mia informazione, e che cosa vai a cercare? Non cerchi più l'informazione, cerchi qualcuno che ti aiuti a leggere l'informazione, cerchi qualcuno che ti aiuti a posizionare l'informazione, perché l'informazione ce l'abbiamo tutti e prima noi eravamo in una logica efficientista, quindi pensiero razionale, adesso siamo andati di colpo nel pensiero critico. Quando si riaprirà un po', avremo comunque questi due elementi che dovranno coesistere. Perché questo modello, cioè, super efficientista, ci ha messo in crisi, adesso questo piccolo virus, ci ha messo in crisi il modello. Perché di colpo hai tanto tempo e ti rendi conto che quel modello efficiente cosa ti ha portato a fare? Ti ha portato a togliere il capo e la coda della tua vita, quindi tu, gli anziani che purtroppo sono poco efficienti, anzi ti portano via del tempo nella gestione, li avevi messi nelle case di riposo, lontani, e ogni tanto andavo a trovarli solo quando mi capitava, e l'altro invece i ragazzi giovani, no? Dice, questi qui li mandiamo a scuola, poi li mando a fare tennis, li mando in modo da tenerli occupati il più alto tempo possibile, dimenticando, dandogli un sacco di competenze e di istruzione, ma dimenticando l'educazione. L'educazione è basata su valori e questi valori in tutte le nostre società sono sempre stati dati dagli anziani, è il nonno al nipote che trasferisce i valori. E di colpo ti sei accorto che quel legame lì non c'è. E quindi questa società super efficiente ci ha messo in discussione il modello di società a cui stavamo andando incontro e quindi ce la farà riconsiderare. E probabilmente che questi strumenti tecnologici ci aiuteranno ad avvicinare il nonno al nipote in termini educativi, perché anche i ragazzi ne hanno bisogno e te ne accorgi adesso che ci sei vicino tutti i giorni. Io ho la fortuna di avere mia mamma che è qui, e lei ha 89 anni, però le mie figlie adesso passano sempre 2 o 3 ore al giorno con lei. E lei gli racconta del perché siamo arrivati qua, no? E come mio padre che mi diceva, adesso mi viene in mente questa crisi dove lui diceva, lui ha vissuto la guerra, e diceva, sai Andrea, io quando avevo la tua età, io allora avevo 15 anni, dice, non c'avevo scarpe, non c'avevo vestiti e non c'avevo niente da mangiare. Poi dopo è venuta la guerra e ci ha portato via tutto. Quindi quella era la condizione che si sono trovati i nostri genitori a dover gestire e noi ci lamentiamo adesso.
Cioè, noi abbiamo un'occasione straordinaria per ripensare al disegno della società. È chiaro che non sarà facile. Ed è chiaro che deve avere anche dei leader illuminati che riescano a portarti lì. Però noi abbiamo le condizioni magnifiche in questo disastro, perché ci ha fatto un reset completo. Tutto quello che noi avevamo costruito e che davamo la colpa a qualcun altro di aver costruito, perché noi ci lamentavamo tutti che non avevamo tempo, ma poi non avevamo mai fatto il mea culpa di dire ma perché non ho tempo? Io il mio tempo dove lo dedico? Ma sono proprio sicuro che io mi ricordo quando ero in IBM, la mia segretaria, gli avevo dato un compito, gli ho detto guarda, io il mio tempo è diviso in 30% del tempo lo devo dedicare ai clienti, quindi nella mia settimana tu devi assicurarmi che ho usato 30% del mio tempo ad andare a trovare i miei clienti, il secondo 30% è per le persone, quindi devi assicurarmi che io ho 30% del mio tempo alla settimana per parlare con le persone e l'altro 30% per far funzionare la baracca. E mi diceva super efficientista, e l'altro 10%? Dato 10 penso. Ecco, questa cosa qui, avere qualcuno che gli ho dato il mandato, quindi lei la valutava sul fatto che lei riuscisse a gestirmi l'azienda così. Ed era veramente un bellissimo strumento. E nostra agenda, il nostro tempo, è lo strumento più prezioso che abbiamo in mano. E ce ne accorgiamo adesso. E c'è anche una domanda a questo proposito, perché tu hai citato la leadership, che è ovviamente un elemento importantissimo. C'è qualcuno che tra l'altro ti riconosceva grandissime doti di leadership nella chat e nelle domande e carisma, quindi ti riporto questi complimenti. Chiedono però anche cioè che cosa possono fare le persone che non hanno, viene definito peso relazionale politico, quindi non essere personaggi noti e quindi non avere la possibilità di incidere in maniera diretta su tante scelte che riguardano tanto il territorio quanto il funzionamento, così come anche sull'aspetto formativo, che è l'ultima domanda che è arrivata, quindi come si fa ad agire su questi fronti non avendo una visibilità come quella che possono avere aziende di un certo rilievo e di un certo peso, insomma. Allora, qui la risposta che mi viene facile è che tutti nascono bambini. Quindi la Dallara, la Ferrari, eccetera, non sono nate così, ma lo sono diventate così. Quindi la vera domanda è come hanno fatto a diventare così? Perché tutti noi abbiamo la stessa possibilità. Io questo l'ho imparato in IBM. Cioè in IBM venivo usato come caso perché da tecnico di manutenzione che andava in giro per Milano a riparare i computer è diventato presidente amministratore delegato, che ero l'esemplificazione del sogno americano dove tutti possono diventare presidenti indipendentemente da razza, religione, sesso, con dimostrazione anche vera, no? L'Obama di turno. Però e quello che l'IBM piaceva molto era il fatto che l'avessero fatto anche in Italia, di dire forse non è dovuta al paese dove lo fai, ma è sui valori con cui tu scegli le persone, la meritocrazia e tutte queste robe qui. Ecco, quindi ciascuno di noi ha il suo contributo. Non è che devi essere il più visibile del mondo per darlo, ma è se lo dai che diventi visibile. È da lì che si parte. Quindi ciascuno di noi, se cominciasse a dedicare un po' del proprio tempo, che è la risorsa più preziosa che ha, a lavorare nel terzo settore, a lavorare con la scuola, a pensare a come io posso contribuire a questo disegno collettivo, allora vedi che le cose cambiano. Io dicevo sempre, con Parma io ci sto, quando dicevano, sì, ma cosa può fare il negoziante che sta in Piazza Ghiaia a Parma, in questo mega disegno che avete? Ho detto, il giorno che il negoziante di Piazza Ghiaia andrà davanti al suo negozio a scopare davanti a tener pulito il marciapiede anche se non è suo, e quando gli chiederai perché lo fai, dirà Parma io ci sto, ognuno può dare un contributo enorme, perché l'insieme di tanti granelli di sabbia. A me viene, non so, forse te l'avevo già fatto questo esempio della stella marina, no? Che c'era questo qui che andava nella spiaggia
e vede un tizio che camminava nella spiaggia, raccoglieva qualcosa nella spiaggia e poi andava verso il mare e lo lanciava nel mare. E allora si avvicina e vede che c'era stata una mareggiata, aveva portato centinaia di migliaia di stelle marine sulla spiaggia e c'era questo qui che le raccoglieva e le buttava in acqua per salvargli la vita. E allora questo qui dice, ma cosa stai facendo? Dice, non vedi cosa sto facendo, sto salvando la vita alle stelle marine, no? E lui dice, ma guarda la spiaggia, è lunga chilometri, sono centinaia di migliaia di stelle marine, ma tu che differenza puoi fare da solo? E lui ci pensa su un po', dopo un po' raccoglie una stella marina, corre verso il mare, la lancia dentro l'acqua, torna indietro e dice, io per quella stella marina ho fatto la differenza. Quindi noi abbiamo sempre l'idea che ci sia qualcun altro che deve fare qualche cos'altro. Comincia a farti la domanda a te stesso e magari puoi lavorare all'assistenza pubblica, puoi andare a distribuire le mascherine adesso, puoi andare a distribuire il mangiare. Ciascuno di noi può dare un contributo. E vi assicuro che quando si comincia a instaurare questo modello, ti senti fuori posto se non lo fai. E quindi è contagioso. È come l'entusiasmo. L'entusiasmo è una cosa che è contagiosa. Se tu parli con un entusiasta, dopo un po' anche tu sei così. Ed è questo, secondo me, che dobbiamo costruire. Uno spirito civico che l'efficientismo di cui parlavamo prima ci ha tolto. Della serie, ma io cosa ci guadagno? Ma se tu raccogli una carta per terra, che cosa ci guadagni? Lo deve fare quello che raccoglie l'immondizia. Vedi, è un coglione perché non ha raccolto bene l'immondizia. Intanto comincia a raccoglierla tu e vedrai che la differenza la fai. Io ho un esempio in casa con mia figlia, la più grande, Valentina, che è stata eletta un po' di anni fa, è stata eletta il più giovane sindaco d'Italia, no? E quando lei aveva 6 anni e la sorella ne aveva 4, mi ricordo che stavamo facendo la strada, hanno mangiato il gelato e poi hanno buttato la carta fuori dal finestrino. Io ho fermato la macchina, ero su con mia moglie, le ho fatte scendere tutte e due e hanno raccolto per 2 chilometri dentro un sacchettino tutte le cartacce che c'erano nelle cunette. Quando lei è diventata sindaco, la prima cosa è stata la pulizia del paese. Cioè, gli è rimasta qua. Ed andava in giro a dire, guarda che tu hai buttato le carte. E improvvisamente il paese è diventato più pulito, ma non perché era migliorata la pulizia, ma perché tutti si sentivano in obbligo di non buttare le carte, perché il paese è pulito, eccetera. Ecco, è questo senso di collettività che ci sta mancando. E sono parole, il senso civico non, è una parola che non c'è più nel nostro vocabolario. E invece è da lì che parti. Sì, qui c'è qualcuno anche che fa una domanda specifica per quanto riguarda lo sviluppo della cultura in questa direzione o l'attività formativa a sostegno, ma anche come cercare di fare in modo che questi messaggi vengano diffusi il più possibile. Quindi tu hai parlato di un 10% di tempo dedicato al pensiero, forse adesso ne abbiamo anche molto di più, tenuto conto del fatto che siamo chiusi in casa. Però quando riapriremo, in funzione di come si riaprirà, come possiamo aiutare le persone a pensare, come viene chiesto, in modo laterale, in modo innovativo, in modo discontinuo, perché effettivamente l'esperienza che abbiamo è che le aziende dedicano pochissimo tempo a questo, anche per una questione di tipo efficientistico, perché si considera che il tempo dedicato al pensiero, insomma, sia una cosa diversa che uno deve fare in un altro modo. Come possiamo cercare di aiutare le aziende in primo luogo, ma diciamo il contesto, il territorio in termini più ampi, a investire su questo fronte, perché è un po' quello che stiamo cercando di fare anche con questi webinar nel nostro piccolo, cioè mettere a confronto persone diverse che diano stimoli e che facciano pensare. Credo che questo sia un vantaggio enorme al quale prima si pensava di meno e tra l'altro è anche il risultato del gradimento che c'è in giro per questi webinar, cioè si ascoltano tante opinioni. E questo credo sia un grande vantaggio. Quindi come pensi che possa essere reso sistematico questo approccio? Beh, innanzitutto parlandone. Cioè, se questo diventa un elemento diffuso, il solo parlarne favorisce un concetto che noi anche lì abbiamo perso di vista. Cioè, che prima dell'azione ci va la riflessione. Noi invece ci eravamo abituati a far prima l'azione e poi la riflessione.
E adesso che abbiamo tanto tempo, dice, questo è il tempo della riflessione. Domani, secondo me, questa cosa non la perderemo così di colpo, perché ti verrà di riflettere, ma perché sto facendo questa cosa? E non che vantaggio ne ho nel fare questa cosa, ma perché la sto facendo? E allora ritorni ai discorsi dei valori. E dobbiamo fare la teoria di mio nonno, no? che diceva, il più grande filosofo della storia, che tu conosci bene, che diceva che i matti non sono quelli che hanno ragione o che hanno torto, sono solo la minoranza. Noi dobbiamo fare in modo che chi ha questo tipo di pensiero diventi la maggioranza, per cui i matti sono gli altri. Adesso i matti sono quelli che hanno riflessione, che hanno un pensiero critico, che sembra che stanno costruendo chissà che cosa. Noi siamo ancora qui che parliamo di Adriano Olivetti, che se ci pensi, ce l'abbiamo in casa l'insegnamento del provare a disegnare una società, del discorso della collettività. E siamo stati un esempio per il mondo, ma non siamo riusciti a capitalizzarci sopra. Allora forse questo stop ha reso più consapevoli tantissimi. E poi c'è il grande valore della crisi. Cioè noi non abbiamo il diritto di sprecare questa crisi, perché ci costa in maniera incredibile, quindi non possiamo sprecarla. E questa riflessione ci deve portare a una consapevolezza diversa. E ti assicuro che dal numero di telefonate che ricevo dagli imprenditori comincia a esserci questa cosa qua, a partire dalla stessa Confindustria, che si sta interrogando e dice, ma io cosa ci stavo a fare? Che tutta la mia mega struttura che dovrebbe aiutare al disegno della società, che cosa ha aiutato a disegnare? Abbiamo fatto delle gran statistiche, cioè dicevamo come sarebbe stato come è stato il passato e facevo le proiezioni da quel passato andare al futuro. Adesso dice, sai cosa c'è? Stop. Quello che avevi fatto prima non funziona, quindi come lo disegni il futuro? E quindi è come quando uno ti ha dato un calcio al tuo puzzle e tu lo devi ricostruire. Il virus ci ha dato il calcio. E secondo me è proprio parlandone insieme, ed è un discorso che non è che avviene dalla sera alla mattina, non c'è la ricetta magica. Queste grandi innovazioni, no? Chi era? Edison che diceva che 99% pensiero e 99% 1% di pensiero e 99% di sudore, nel senso che poi devi fare ed è sudore, non è che è una cosa facile, devi spenderci del tempo, devi lavorarci, ma se non ne sei convinto non lo farai dopo. Quindi dobbiamo usare questo tempo per avere, ed è per quello che faccio così tanti anche i webinar, cercare di portare più gente a bordo. Perché basterebbe solo dire quello che ho detto prima dell'azienda. Provate a dedicare il 15% del vostro tempo a cose che non riguardino l'azienda, ma che riguardano la collettività. Scegliete voi che cosa. Può andare dall'assistenza pubblica, alla scuola, alla cultura, al portare in giro i ragazzi per fargli vedere un museo. Scegliete voi, ma trovate quel tempo. Sì, credo che questo sia un elemento importante per tutti da considerare, cioè parlarne il più possibile, confrontarsi, soprattutto approfittando di questa situazione, perché effettivamente abbiamo un'opportunità unica. C'è una domanda che riguarda qualche cosa che è più o meno vicino al vostro mondo, al vostro business, Andrea, che dice: quale destino per i prodotti di lusso esclusivamente voluttuari e all'arte e al mercato connesso? Allora, l'arte e la cultura lo anticipo con un webinar che si terrà tra 15 giorni con Anna Maria Meo, che è la direttrice generale del Regio di Parma, che è una persona che vi parlerà in maniera veramente molto, molto particolare e interessante di che cosa sta succedendo nel mondo della cultura. Sui beni voluttuari credo che tu possa dare un'indicazione, perché credo che il motorsport abbia avuto qualche leggerissima flessione negli ultimi tempi, quindi credo che sia qualche cosa di paragonabile. No, il motorsport è chiuso, e fino a luglio penso che non riaprirà, cioè riaprirà porte chiuse, più o meno come il calcio. Allora io forse qui c'è un pensiero fuori dal coro, che è questo: io penso che aumenterà,
Io penso che ci sarà una forchetta ancora più ampia rispetto a quella che abbiamo oggi, perché la gente in questo momento ha capito che deve dedicare un po' più di tempo, un po' più di risorse a se stesso, perché quella corsa contro il tempo non ti portava niente, non ti portava soddisfazione personale, e quindi avrai anche voglia di toglierti delle soddisfazioni personali. Magari farai un viaggio di più con la tua famiglia, tutti insieme. Magari ti comprerai la macchina che hai sempre sognato ma non te la sei mai potuta permettere. Io c'ho un mio amico che è un grandissimo venditore di moto, e è andato un cliente, una persona di 65 anni, voleva comprare una BMW RS 1000 usata e c'aveva 8.000 euro, no, 6.000 euro. E questo qua gli dice, vabbè, gli fa vedere tutte ste moto, alla fine da 6.000 euro non c'è neanche una di RS 1000, 1100. Allora sta per uscire e gli dice, scusa, non c'ho la moto che ti serve, però ti volevo far vedere questa. E dice, cos'è? Questo è il nuovo modello appena uscito dell'RS 1100. Dice, quanto costa? 24.000 euro. E dice, ma scusa, non c'avevo i 6.000, c'ho solo 6.000 euro, mi fai vedere una moto da 24.000 euro. Dice, però un futuro la vorrò prendere questa moto qua, perché è veramente bella, però adesso ho solo 6.000 euro. E lui gli fa, ma tu quanti anni hai? 65. Dice, ma tu quante moto pensi ancora di comprare nella tua vita? E ha comprato la moto da 24.000 euro. Cioè, rimetti in fila le cose, dici, io accumulo per fare che cosa? È chiaro che se non c'hai da vivere questi discorsi qui, non ce li avevi prima e non ce li hai neanche dopo. Ma chi è amante dell'arte si comprerà un quadro in più, chi voleva comprarsi l'auto dei sogni se la comprerà, secondo me. E poi invece ci sarà l'altro mondo, che è la mobilità, per esempio per restare nel nostro mondo, dove secondo me questo Covid forzerà tantissima gente a comprarsi delle macchine piccolissime a uno o due posti per muoversi in città, perché non ci vorrò andare in metropolitana, non ci vorrò andare in autobus, e quindi cercherò di muovermi con un aggeggino che mi porta dove devo andare, punto stop. Quindi si estremizza ancora di più. E c'è una domanda interessante che dice che siamo in una situazione dove bisogna cambiare molto, ci sono tante idee, dice personalmente molte idee, ma a volte mi manca il coraggio. Tu che cosa puoi dire? Perché tra l'altro è una delle cose che cita Sinek nel suo ultimo libro, oltretutto, perché dice il coraggio di decidere è l'ultimo punto, ma è quello su cui lui investe di più, cioè dicendo guardate che noi dobbiamo avere persone che prendono in mano la responsabilità, come dicevi tu, e fanno scelte. Quindi... Sì, noi qui adesso abbiamo veramente un grande vantaggio in questo momento, perché il coraggio va insieme alla paura. E adesso la paura di non poter fare quello che avevamo fatto fino adesso è a mille. E quindi verrà fuori molto più coraggio rispetto a prima. E quando tu sei costretto, alla fine lo tiri fuori questo coraggio. Quindi noi abbiamo il vantaggio adesso di avere questa costrizione, che forzerà chi ha un minimo di coraggio a tirarlo fuori, chi non ce l'ha non lo può inventare. Però la paura, che è un sentimento umano, che è un sentimento di tutti noi, quando mi dicono ma tu non hai paura del futuro, no, io ho un sacco di paura del futuro, ma è proprio lì che trovo il coraggio di fare le cose nuove. Perché se tu non hai paura, non le fai. Stai nella tua comfort zone, stai nel tuo alveo bello tranquillo, no? Ma se hai paura che quello che stai facendo non funzioni più, vedrai che la trovi la strada per farlo. Senti, io ho un'ultima domanda perché stiamo arrivando in chiusura e volevo rispettare gli orari sia per la tua disponibilità sia anche per le persone che sono collegate. Una delle cose che tu dici sempre quando parli di quello che hai imparato nel mondo dall'ARA è che o si vince o si impara, mutuato dal mondo delle corse. Credo che adesso non stiamo proprio vincendo dal punto di vista di questa particolare battaglia, quindi che cosa stiamo imparando o che cosa possiamo ancora imparare, per fare una sintesi di quello
che puoi lasciare come commenti. Non vado su tutti i complimenti che stanno facendo sul tuo contributo, che sono veramente tantissimi, e ringraziamenti. Quindi vado Grazie. sull'aspetto concreto del cosa puoi dirci. No, allora, te la metto insieme a un'altra frase che è famosa nel mondo delle corse, che è di Mario Andretti, che dice: se tutto è sotto controllo vuol dire che stai andando piano. E qui sotto controllo non ci abbiamo niente, quindi siamo praticamente fermi. Ecco, quello che secondo me, non so neanche io come dire, usare la parola importante è un po' abusata anche, direi più necessario, più che importante, è proprio di fare un'analisi del perché noi stiamo facendo le cose e del perché in futuro la nostra azienda può ancora esistere. Cioè, partendo da personalmente dire: ma io al mondo cosa ci sto a fare? Quando io non ci sarò più, che cosa avrò lasciato? E lo stesso ragionamento lo devi fare nell'azienda. Ma la nostra azienda al mondo cosa ci sta a fare? E per creare che cosa? E tu hai fatto la domanda giusta prima. Noi siamo comunque in un bene voluttuario, no? Non siamo necessari. Nel senso che se non fai le corse, vabbè, però mangi. Però fammi dire, noi tutte le cose necessarie, adesso io, te, penso anche tutte le persone che sono collegate, le cose necessarie per vivere ce le abbiamo. Siamo contenti? Quello che ti rende una vita degna di essere vissuto è tutto quello che fai oltre il necessario. E quindi è quello che secondo me tu devi pensare. Quindi ripensare al posizionamento di te come persona e di te come azienda, cioè come la tua azienda può influire nel disegno futuro di un mondo dove tu vorresti stare. E il leader del futuro è quello che sa disegnare un futuro dove tutti vogliono stare. E poi è quello che dice sempre Sinek nel suo famoso modello della ricerca del perché, ma anche del perseguire una giusta causa, sostanzialmente, che è una delle cose che vediamo essere molto latitante, insomma, in questi tempi, perché anche il termine della visione strategica è veramente carente. Quindi credo che anche questi siano aspetti importanti. Eh sì, ma dobbiamo andare, Andrea, anche sulla semantica, perché cosa vuol dire strategia? La strategia non vuol dire pensare oggi cosa dovrò decidere domani, ma vuol dire decido oggi che cosa cambierà nel mio domani. Quindi quella è la strategia, la decido adesso come voglio che sia, non penso adesso come decidere. Che è un po' il difetto che troviamo sui governi, non solo il nostro, ma di tutto il mondo. Tu hai bisogno di tre cose adesso: decisione veloce, comunicazione chiara ed esecuzione esemplare. Quali di queste tre cose stiamo facendo? Beh, hai lasciato con una domanda abbastanza impegnativa e ai limiti dell'imbarazzante. Io volevo chiudere questo nostro incontro ringraziando tantissimo Andrea Pontremoli, che è stato, come al solito, io mi prendo la responsabilità di dirlo a nome di tutti i partecipanti, che ti hanno fatto tantissimi complimenti, però sei stato veramente molto interessante dal punto di vista della visione che hai. E volevo salutare con una frase che ha scritto un partecipante, che credo sia molto rappresentativa di quello che pensano in tanti di quelli che hanno seguito questo incontro e che credo possa essere utile anche a te, Andrea. È un ringraziamento in termini molto espliciti che dice: auguro a tutti noi che Andrea Pontremoli sia contagioso. Le imprese ne hanno bisogno e io credo anche un po' tutte le persone. Io ringrazio tantissimo ancora Andrea, vorrei anche anticipare quello che succederà nei prossimi due webinar perché sono molto collegati a quello che abbiamo detto. Il prossimo incontro giovedì prossimo sarà con Guido Caselli, che è vice segretario di Union Camere di Emilia-Romagna, dove parlerà di scenari e vedrete che parlerà di moltissime cose collegate all'aspetto della rete e del bene collettivo in un modo estremamente innovativo e coinvolgente, così come tra 15 giorni Anna Maria Meo per quanto riguarda la direzione del Teatro Reggio di Parma. Vi sembreranno cose diverse rispetto a quelle che abbiamo visto oggi, però
però credo che Andrea possa sostenere il fatto che, beh, intanto la qualità delle persone di cui stiamo parlando, ma anche e soprattutto il fatto di vedere cose divergenti, perché forse se mettiamo insieme cose diverse riusciamo a produrre un pensiero che sia di ordine superiore, è un po' diverso rispetto a quello che avevamo all'inizio. Non so se puoi dare un ultimo messaggio di conferma. Beh, sai, se tu vuoi un pensiero diverso devi mettere insieme persone diverse, perché se vuoi un pensiero uguale metti insieme persone uguali, è una banalità ma è così. Bene, io su questo ringrazio tutti, ringrazio ancora Andrea Pontremoli e spero che vi abbia lasciato qualche cosa. Noi lo facciamo con l'auspicio di condividere e di mettere insieme delle persone straordinarie. Andrea Pontremoli senz'altro lo è. Lo ringrazio tantissimo per il suo contributo e spero di rivederlo presto. Grazie a tutti. Ciao Andrea, grazie a tutti voi. Buona prosecuzione. Arrivederci. Arrivederci. Bravissimo ingegnere. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Allora, è troppo bravo Andrea, guarda. Veramente di ispirazione. Non ti ho letto chi ha scritto Pontremoli for President, però credo che sia nel cuore di tutti noi. È stato proprio bello, bravi. Proprio bello. Abbiamo già un Pontremoli for Sindaco, ma punteremo Sindaco è troppo anche. Poco. No, troppo poco. No. Grazie, sì. Dai, ma è una cosa spontanea, non è che ci avevo pensato tanto. No, beh, infatti si vede che sono cose masticate, vissute.
sentite che sono diventate chiare con l'esperienza, non è filosofia, insomma. Questo io lo trovo veramente molto, molto vero, molto... E poi... ma credo che sia la qualità del... Una delle qualità più importanti della leadership, cioè quando tu dici qualche cosa che fai e quindi non c'è distanza tra le parole e i fatti. Perché se ci sono solo parole e non ci sono fatti, purtroppo noi di questo abbiamo un'ampia esperienza. Spesso abbiamo persone che hanno i fatti senza le parole, che era un po' quello che succedeva in Dallara, se posso permettermi, Andrea, perché sì, Dallara sì. era una